Mario Francescori, sindaco di Capolona, in questa riapertura della Piazza Martiri della Libertà, la Piazza Rossa come tanti la chiamano, ma vediamo tante cose nuove. Diciamo la ristrutturazione è stata più un completo riprogettazione, diciamo, di questo spazio. Spazi principali sono diventati due: uno, la zona giochi per i bambini, che sicuramente sarà ulteriormente incrementata, e l'altra più importante quanto quella del palco. Il palco, che adesso è reso completamente vivibile con una scala dalla quale si può accedere, e sarà sicuramente centro di tanti eventi che è nostra intenzione assolutamente portare avanti durante tutta l'estate. Sono onorato di poterlo fare, è stato un progetto, come diceva l'assessore, completamente voluto, ci siamo riusciti, la nostra intenzione era riuscire ad aprire addirittura all'inizio della primavera, purtroppo ci sono stati dei piccoli ritardi dovuti a delle modifiche che erano assolutamente necessarie. Gianluca Norcini, assessore del Comune di Capolona, una ripartenza bellissima dopo il 9 di novembre, quando è stata chiusa questa piazza per un restauro, ma anche un ridisegnare. Oggi si riapre al meglio, tra l'altro anche con spettacoli e come punto anche d'incontro questa Piazza Martiri della Libertà. Finalmente riapriamo questa che per intere generazioni è stata un po' il punto di ritrovo sia invernale ma soprattutto estivo, insomma, di giovani capolonesi. Riapriamo in un momento che sembra, insomma, darci un po' di respiro dopo queste ondate, insomma, di pandemia. Siamo molto contenti, molto felici. È stato un restauro voluto e puntato fino dall'inizio del nostro mandato, perché era una piazza che aveva assolutamente bisogno di una perlomeno rivisitazione, una ristrutturazione completa, e per questo appunto ringrazio anche l'architetto Giacomo Bonavita, che come me è un ragazzo di Capolona che ci ha messo veramente il cuore in questo progetto. E quindi questa sera partiamo, inauguriamo la piazza, inauguriamo anche la stagione estiva degli eventi del nostro comune con lo spettacolo stasera della Scuola Danzarno, che è un'associazione di danza qui appunto del nostro territorio, quindi persone di Capolona che abbiano a cuore il loro paese e che insieme cerchiamo di farlo sviluppare al meglio. Un professionista di Capolona che ha lavorato per il proprio paese. Questo credo che sia una bella opportunità per il paese stesso, ma anche naturalmente una passione, un sentimento in più quando naturalmente si progetta una piazza. Sì, è stato senza dubbio una grande opportunità, e anche essendo all'inizio della mia carriera, quindi, e poi avendo usufruito di questa piazza per tanti anni negli anni passati, è stato un onore e un piacere. Senti, come l'hai pensata, Giacomo? Giacomo Bonavita proprio è l'architetto che l'ha gestita. E allora, è nato innanzitutto cercando di snaturare il meno possibile quello che era il progetto iniziale, lo stato di fatto, diciamo. Sono stati valorizzati gli ingressi esistenti con dei nuovi percorsi pedonali, delle nuove aree verdi, e soprattutto è stata ridata vita al palcoscenico con delle nuove gradinate, una pista, una rampa per disabili e, ecco, maggiore fruizione da parte di tutti. Io ho apprezzato molto anche il tipo di pavimentazione che hai usato. Sì, è stato usato un cemento architettonico per fare i percorsi pedonali, che garantisce drenaggio e soprattutto poca manutenzione anche da parte dell'amministrazione, che oggi purtroppo la manutenzione per le opere pubbliche è sempre un tasto dolente. Ecco. Abbiamo presentato il progetto alla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze. E il bando era spazi attivi, e l'obiettivo del progetto che abbiamo presentato era proprio questo, di vedere questa piazza attiva, viva. Per poterlo realizzare abbiamo pensato di coinvolgere associazioni che già nel territorio negli anni ci avevano dato collaborazione per tante iniziative, e le voglio ricordare tutte, perché sono comunque fondamentali per la vita, per la cultura di Capolona, e sono il Coro Banchetti, la Proloco, il Ponte,
il Calcit di Arezzo, la Nata Compagnia Teatrale, il Centro Studi Danzarno che questa sera appunto ci aiuterà a fare questa manifestazione, e la scuola, l'Istituto Garibaldi e la Lega Ambiente, insomma il Circolo Laura Conti di Arezzo. Con queste associazioni noi abbiamo progettato la riqualificazione di questi spazi per poterli veramente in futuro utilizzare al meglio per attività che riguardino un po' tutte le sfere della nostra, dei nostri divertimenti e dei nostri svaghi. E quindi la Fondazione Cassa di Risparmio ci ha creduto in questo progetto, ce l'ha finanziato per 78.000 euro, il Comune di Capolona ne ha messi più di altrettanti, perché poi alla fine è lineare, è molto bella, però comunque è stata veramente ristrutturata. Da parroco direi ricominciamo a rianimare un po' la comunità, va bene? A tutti i livelli, a tutti i livelli, perché se ci ha insegnato qualcosa, una cosa ci ha insegnato, che stare da soli, isolati, è una pena. Diventano due i punti di riferimento per Capolona, sto pensando al centro Arno. Esatto, e questo vuol diventare un centro di ritrovo, di aggregazione, di socializzazione, continuo praticamente. E il centro di aggregazione sociale Arno, dove ci saranno gli eventi diciamo più grandi, più importanti, che necessitano di più spazio e di allestimenti che non sono diciamo giornalieri, quotidiani da fare in poco tempo, invece lì abbiamo l'opportunità di poterli tenere anche per più tempo in piedi. Dell'inaugurazione della nuova piazza di Capolona, e l'inaugurazione si svolgerà con uno spettacolo di danza, una ripartenza dopo un lungo periodo di isolamento senza pubblico. Sì, è stato un periodo, un anno accademico duro, però devo dire che i ragazzi erano tutti molto positivi e siamo riusciti sempre a lavorare sia in presenza che online, addirittura alcuni mesi siamo anche andati fuori a correre anche con il freddo e la pioggia. E niente, quindi siamo molto contenti. E lo spettacolo che faremo questa sera, diciamo, l'abbiamo preparato ecco, in 2 mesi e mezzo. Quindi insomma per noi è una grande soddisfazione e niente, siamo anche molto emozionati, e anche i ragazzi sono molto emozionati perché diciamo è 2 anni che non si esibiscono. Quindi. Il tema della serata quale sarà? Dopo il temporale arriva l'arcobaleno, è un po' un doppio senso. My manager with 20 hoes and Budokan, yeah.